Magazzino in fiamme ieri pomeriggio a Vittoria. Si tratta di un'azienda per la lavorazione dei prodotti agricoli ubicata in contrada Serra Rovetto, quasi certa l'origine dolosa. Un gruppo di cittadini di Monterosso Alma ha messo in fuga la scorsa notte 5 ladri che avevano preso di mira i tabacchi presenti nel bar di Piazza San Giovanni. Ancora sbarchi sulle coste italiane, ieri a Pozzallo sono arrivate altre 500 persone soccorse dalla Capitaneria di Porto che viaggiavano su 2 imbarcazioni. Sarebbe morto per le percosse e i maltrattamenti subiti in Libia prima di imbarcarsi il ragazzo somalo deceduto a bordo di una nave di Medici Senza Frontiere. Non esiste alcuna segnalazione ufficiale ad oggi della presenza di un randaggio pericoloso nei pressi di via Malfà a Scoglitti, ad affermarlo l'assessore al ramo Cannizzo. Bentrovati all'appuntamento con la nostra informazione che oggi apriamo con la cronaca. Pomeriggio di fuoco ieri a Vittoria per l'incendio di un magazzino per la lavorazione di prodotti agricoli ubicato in contrada Serra Rovetto. Si tratta di una struttura in amministrazione giudiziaria già di proprietà dell'imprenditore Maurizio Ciaculli. Da capire le cause dell'incendio e non si esclude la pista dolosa. Ancora fiamme e fuoco alla periferia di Vittoria, dove stavolta i vigili del fuoco del locale di staccamento sono dovuti intervenire anche con l'autobotte al seguito. Teatro dell'incendio, contrada Serra Rovetto, dove ha preso fuoco un magazzino in amministrazione giudiziaria e già di proprietà dell'imprenditore Maurizio Ciaculli, noto in città per alcune iniziative in campo sindacale con altra agricoltura e contro il fenomeno delle aste giudiziarie. E in considerazione della vastità dell'incendio è stata richiesta anche una squadra di vigili del fuoco della sede operativa di Ragusa, sempre con al seguito un'autobotte. Coinvolte dalle fiamme i macchinari per la lavorazione dei prodotti orticoli, oltre ai materiali plastici utilizzati per confezionare gli stessi prodotti. Dopo l'allarme, sul posto carabinieri, polizia e volontari del gruppo comunale di protezione civile. Primo punto, capire le cause del rogo che avrebbe causato ingenti danni. Non si esclude la pista dolosa in considerazione proprio dell'attività sindacale dell'imprenditore vittoriese che già in passato aveva subito intimidazioni. Per spegnere il rogo ci sono volute diverse ore e nessuna conseguenza alle persone, visto che il magazzino era deserto. Tante già le reazioni. Per il vicepresidente di avviso pubblico Piero Gurrieri, l'incendio del magazzino di contrada Serra Rovetto, se sarà confermata la matrice dolosa, costituisce l'ennesima sconfitta per uno Stato che non riesce ancora ad assicurare un'adeguata protezione ai cittadini e agli imprenditori. Per Gurrieri occorre quindi potenziare subito organici, strutture logistiche e garanzie, dando ulteriore sostegno all'antiracket e all'anti-usura. Se, come appare probabile, si è trattato di un atto doloso, non possiamo che tornare a riflettere sulla condizione in cui si trova la città di Vittoria, lo afferma invece il consigliere comunale Andrea La Rosa, in riferimento proprio all'incendio di ieri del magazzino di contrada Ser Rovetto. Dopo aver espresso piena solidarietà a Maurizio Ciaculli, La Rosa rileva che non è questa la città che vogliamo. È arrivato, dice, il momento di rimborcarsi le maniche per evitare di ripiombare negli anni più bui della storia cittadina. Arrestato dalla Guardia di Finanza di Ragusa un tunisino beccato mentre spacciava hashish a Santa Croce Camerina. L'uomo, clandestino e senza fissa dimora, è stato già rinchiuso al carcere di Ragusa. I militari della Guardia di Finanza di Ragusa, impegnati nei servizi di controllo del territorio e nella repressione dei reati nel settore delle sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario, Maher Ezzoun, tunisino di 33 anni, senza fissa dimora, clandestino. L'extracomunitario è stato sorpreso dalle fiamme gialle a Casuzze, frazione di Santa Croce Camerina, nei pressi della piazza favorita, mentre spacciava dello stupefacente. L'immediato intervento dei militari e le successive perquisizioni personali hanno permesso di rinvenire complessivamente 38 grammi di hashish, già suddiviso in stecchette, pronte per essere cedute. Il cittadino extracomunitario è stato quindi tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti ed accompagnato alla casa circondariale di Ragusa, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del processo penale. Ci spostiamo a Monterosso, dove un gruppo di cittadini ha messo in fuga la scorsa notte 5 ladri che avevano preso di mira i tabacchi presenti in un bar della piazza. Alla vista dei ladri in azione, infatti, un gruppo di giovani ha tentato di bloccarli, ma i 5 sono riusciti a fuggire.
I carabinieri della stazione di Monte Rosso Almo e quelli del nucleo operativo radiomobile di Ragusa sono intervenuti in piazza San Giovanni a Monte Rosso Almo ieri verso le 4, poiché poco prima una banda di ladri aveva tentato di rubare i tabacchi da un bar, ma era stata messa in fuga dall'intervento di una decina di abitanti del luogo. Poco prima un gruppo di 5 criminali mascherati da passamontagna ha tentato, utilizzando come ariete una fioriera e una vecchia auto, di sfondare la porta del bar tabacchi sulla piazza principale del paese. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, un gruppo di giovani che ha subito chiamato il 112 e cercato intanto rinforzi in un panificio. A questo punto una decina scarsa di monterossani si è tirata sulle maniche e ha affrontato i 5 banditi. Con un furgone hanno chiuso la strada all'auto impedendone la fuga e hanno cercato di prendere i ladri. Uno di questi ha afferrato una sedia per minacciare i monterossani, ma è stato agguantato e quasi bloccato, se non fosse che riuscito a divincolarsi lasciando una maglietta ed il passamontagna nelle mani dei cittadini sceriffi. I 5 se la sono svignata separandosi e fuggendo a piedi. Non è escluso che poco distante avessero un'auto pronta per agevolarsi la fuga. All'arrivo dei carabinieri, i volontarosi monterossani avevano anche iniziato a rassettare e ripulire la piazza e tutto era stato riportato alla calma. I carabinieri hanno già avviato le indagini, anche analizzando i filmati di alcune telecamere a circuito chiuso presenti sul viale principale di Monte Rosso. Non è la prima volta che i monterossani scendono in strada per intervenire contro l'illegalità. Qualche mese fa i 3 rapinatori catanesi, dopo un colpo a Giarratana, erano stati arrestati a Monte Rosso e tutto il paese era sceso a cinturare il bosco nel quale si erano nascosti per impedire ai banditi la fuga. Ancora sbarchi sulle coste italiane. Ieri a Pozzallo sono arrivate oltre 500 persone soccorse dalla Capitaneria di Porto. Già arrestati 2 scafisti che su una barca in legno avevano caricato 350 persone. Fermati altri 2 scafisti a Pozzallo, si tratta di un tunisino e un marocchino che hanno condotto in Italia 350 persone, facendo incassare all'organizzazione criminale quasi $700.000. Al termine della prima fase di indagini sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico di Mokhtar Sadouk, tunisino di 35 anni, e Mohamed Youssef, marocchino di 18. A soccorrere la piccola imbarcazione in legno nella quale erano stati stipati i migranti, la Capitaneria di Porto, che poco prima aveva salvato altre 114 persone. Ieri la nave è giunta a Pozzallo e qui sono scesi alcuni dei migranti, mentre gli altri venivano inviati in altri centri della penisola. Alle procedure di sbarco hanno partecipato 40 agenti della Polizia di Stato, nonché appartenenti alle altre forze dell'ordine, la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e i medici dell'ASP per le visite mediche. Sul posto anche la Polizia Scientifica per le operazioni di pre-identificazione e fotosegnalamento. Parte dei migranti provenienti da regioni del Nord Africa verranno respinti alla frontiera per ordine del questore di Ragusa, così come previsto dalle norme contenute nel testo unico per l'immigrazione. Ad indagare gli uomini della Polizia di Stato, squadra mobile questura di Ragusa, con la partecipazione della Guardia Costiera, di un'aliquota di carabinieri e una della Guardia di Finanza. Dopo ore di tentativi, uno dei 2 scafisti ha confessato di essere il timoniere, mentre l'altro ha cercato di sviare le indagini, asserendo di non avere alcuna responsabilità e di aver soltanto aiutato il timoniere a svuotare la barca dall'acqua di mare entrata e che stava pregiudicando la navigabilità del già fatiscente natante. I migranti, oltre a descrivere e indicare i 2 scafisti, hanno riferito di essere stati chiusi in stiva in oltre 200, mentre gli altri erano sopra coperta. Quando la mancanza d'aria stava iniziando a far svenire qualcuno e gli altri ancora in forza hanno compreso che potevano morire, hanno sfondato la botola che era stata chiusa proprio per non farli salire sopra coperta. Lo scafista ha inoltre confessato che gli accordi con i libici erano quelli di ricevere $2.500 al suo rientro dopo che le autorità italiane lo avrebbero respinto in Tunisia. Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, gli scafisti sono stati condotti in carcere, mentre i testimoni sono stati messi in strutture protette in attesa della loro partecipazione al processo. E ieri sera intanto sono stati soccorsi e tratti in salvo in 2 distinte operazioni al largo delle coste libiche altri 466 migranti arrivati poi a Pozzallo. Si tratta degli ultimi profughi in ordine di tempo di un esodo che sembra ormai davvero non avere fine e che vede nel porto di Pozzallo uno degli approdi più frequentati. Tra i migranti arrivati ieri molti dell'Africa centrale, oltre a una quarantina di minori. E sarebbe morto per le percosse di maltrattamenti subiti in Libia. Si tratta di un ragazzo somalo deceduto ieri a bordo di una nave di Medici Senza Frontiere. Lo hanno riferito appena sbarcati sulle coste Eblee alcuni dei 302 migranti soccorsi nel canale di Sicilia. È morto per i maltrattamenti subiti in Libia, dove era costretto a lavorare senza acqua né cibo, e la triste storia di un ragazzo somalo deceduto di stenti a bordo della nave di Medici Senza Frontiere. Lo hanno raccontato alcuni dei 302 migranti soccorsi dall'imbarcazione umanitaria. Il ragazzo, che aveva 15 anni, è morto in seguito a un arresto cardiocircolatorio provocato dalle condizioni di salute
a seguito appunto dei maltrattamenti subiti. E in pratica c'è quasi ogni giorno la conferma dalle testimonianze degli stessi migranti di abusi e violenze di ogni tipo subiti in Libia prima di ogni partenza. E purtroppo viene ribadito dagli addetti ai lavori, oltre che dalle forze di polizia che indagano sulle malefatte degli scafisti, il caso del ragazzo somalo non è un caso isolato. In questi mesi ci sono stati infatti racconti di tantissimi minori che hanno parlato delle atroci condizioni in cui sono costretti a vivere sia nei centri di detenzione libici che nei luoghi dove i trafficanti concentrano i profughi prima di farli imbarcare. E proprio i minori e le donne sono le maggiori vittime degli abusi, in quanto più deboli e indifesi. Intanto nelle ultime ore sono stati soccorsi 120 migranti, tra cui 2 bambini e 47 donne, delle quali 5 incinte, che si trovano a bordo di un gommone. I soccorsi sono arrivati in questo caso da 2 motovedette della Guardia Costiera di Lampedusa e che fanno parte dell'operazione Frontex. Il presidente della Regione Siciliana ha firmato il decreto di nomina del commissario straordinario che reggerà il libero consorzio comunale di Ragusa, l'ex provincia regionale, sino all'insediamento dei nuovi organi istituzionali che dovranno essere eletti entro il 30 novembre di quest'anno. Alla guida del libero consorzio è stato confermato il direttore generale del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana, ovvero Dario Cartabellotta, che svolge la funzione a titolo gratuito senza alcuna indennità aggiuntiva per il suo incarico di commissario straordinario. Non esiste alcuna segnalazione ufficiale a tutt'oggi della presenza di un randagio pericoloso nei pressi di via Malfà a Scoglitti. Lo afferma l'assessore ai servizi sociali, nonché assessore alla protezione animali, Francesco Cannizzo. In relazione alla presenza di un randagio in un'area di Scoglitti nei pressi di via Malfà, l'assessore ai servizi sociali, Francesco Cannizzo, ribadisce che nessuna segnalazione ufficiale a tutt'oggi risulta pervenuta in alcun ufficio del comune. Nonostante questo, continua Cannizzo, mi sono attivato facendo effettuare una ricerca sul posto, cioè nell'area dove è stata segnalata sia dai social che dagli organi di stampa la presenza del randagio. È risultato pertanto che si tratterebbe di un cane non aggressivo, anzi dal carattere docile e che non dà alcun fastidio. E questo a sentire, dice Cannizzo, quanto dichiarato da alcuni residenti del quartiere. In ogni caso l'esponente di giunta si è dichiarato disponibile ad incontrare personalmente i cittadini interessati e, se sarà il caso, a fare quanto possibile per superare un'eventuale emergenza qualora l'animale dovesse risultare realmente pericoloso. Fin qui dunque l'assessore Cannizzo, adesso le 2-3 persone che sono o sarebbero state aggredite dal randagio dovrebbero farsi avanti, parlare con l'assessore Vittoriese, eventualmente mostrando i segni di quanto raccontato da alcuni residenti. Una persona sarebbe infatti stata morsa ad un polpaccio, oppure le testimonianze che raccontano di alcuni inseguimenti dell'animale in via Taranto ai danni di alcuni bambini intenti a giocare. In caso contrario si sarebbe fatto tanto chiasso per nulla. La differenziata Comiso ha raggiunto il 34,94%, una percentuale ben lontana da quel 42% che l'amministrazione Spataro strombazza da tempo e mentendo ai cittadini. Lo afferma nei consiglieri di PDL e Comiso Vera, secondo cui siamo davanti a un'amministrazione comunale che quando va bene spara cifre a caso, quando va male le spara consapevoli di mentire. Ammettano allora, dicono ancora i consiglieri di PDL e Comiso Vera, di aver sbagliato e chiedono scusa alla città. Arrivano le prime condanne per i 5 dipendenti assenteisti dell'ASP di Ragusa. Per loro l'accusa era di assenteismo e danno erariale e dovranno adesso risarcire l'ente dei danni causati. I 5 impiegati assenteisti dell'ASP di Ragusa sono stati condannati al risarcimento dei danni dopo che la Corte dei Conti ha ravvisato nei loro confronti il danno erariale verso la stessa azienda sanitaria per cui lavorano. Sono accusati di assenteismo e danno erariale, avendo messo in campo un'organizzazione capillare, si legge nel capo di accusa, finalizzata a ingannare l'amministrazione di appartenenza circa la reale presenza in servizio dei propri dipendenti e con ciò causando all'amministrazione stessa un danno pari alle retribuzioni corrisposte a fronte delle prestazioni lavorative non rese. La Corte dei Conti ha quindi condannato i 5 dipendenti al risarcimento pecuniario, con somme che oscillano da un massimo di 5.000 euro ad un minimo di 19, somme che sono da maggiorare poi della rivalutazione monetaria. Gli stessi sono inoltre condannati al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali, da dividersi per metà a carico del primo e per l'altra metà in parti uguali tra le parti convenute, che di fatto ammontano a quasi 650.000 euro. L'indagine sugli assenteisti dell'ASP 7 partì, come si ricorderà, nell'ottobre del 2012 dopo l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro di alcuni lavoratori. E all'inizio della stessa indagine vi furono anche alcuni arresti da parte degli uomini del commissariato di Modica.
La vicenda del paventato declassamento del reparto di ortopedia del Guzzardi si arricchisce in queste ore dell'intervento dell'onorevole Giuseppe Di Giacomo, presidente della Commissione regionale Sanità, che ha infatti rassicurato il sindaco Nicosia: non ci sarà alcun declassamento di ortopedia. Il sindaco di Vittoria Nicosia non ha alcun motivo di preoccuparsi per le sorti del reparto di ortopedia dell'ospedale Guzzardi. Lo afferma il parlamentare regionale Giuseppe Di Giacomo dopo le voci che parlavano di un declassamento del reparto portato da unità complessa ad unità semplice. Anche l'ASP di Ragusa è intervenuta, come è noto, anche se in maniera sibillina, a rassicurare in merito lo stesso primo cittadino, che però ha sicuramente tirato un sospiro di sollievo dopo l'esternazione del parlamentare comisano. Proprio Nicosia ha quindi sentito l'obbligo di ringraziare lo stesso Di Giacomo per averci rassicurato, ha dichiarato il sindaco, sul non depotenziamento del reparto in questione e relativamente al quale ho inviato venerdì scorso una lettera al direttore dell'ASP Aricò, la cui non risposta ci ha posto delle perplessità. Anziché infatti smentire, si è limitata a precisare come procedere nella presentazione del piano aziendale sanitario. Quindi, da un lato, mi dichiaro del tutto insoddisfatto, rimarca Nicosia, per la non risposta dell'ASP nei confronti della quale terremo una posizione rigorosamente critica insieme alla conferenza dei sindaci. Dall'altro lato, confido nelle rassicurazioni dell'onorevole Di Giacomo, che di certo saprà salvaguardare i risultati di eccellenza raggiunti nel comprensorio ospedaliero Vittoria Comiso, le cui dichiarazioni, conclude Nicosia, sono sicuramente più convincenti di quelle dell'ASP. Riprendiamo la nostra informazione partendo da Marina di Ragusa, dove i bagni pubblici sono rimasti chiusi per tutto agosto e sono scoppiate le polemiche per l'opposizione. Si tratta di un disservizio insopportabile per bagnanti e villeggianti. Una pesante e grave responsabilità se la dovranno assumere il sindaco Piccitti e l'assessore Martorana per la mancata apertura d'agosto dei bagni pubblici al lungomare di Marina di Ragusa e l'accusa che lancia il consigliere di territorio Angelo Laporta, secondo cui l'amministrazione comunale ha preso una cantonata grande quanto una casa col pseudo gestione dei servizi igienici della frazione rivieresca. Stiamo parlando, dice Laporta, di un servizio di prima necessità che nel cuore di Marina, lungo la spiaggia, potrebbe essere espletato benissimo in presenza dell'adeguato locale che ospita i bagni pubblici. E invece c'è un'amministrazione comunale che non è stata in grado finora di risolvere una questione tanto semplice come la gestione del sito. Tra l'altro, qualche settimana dietro in consiglio comunale, lo stesso consigliere di territorio aveva messo in luce le anomalie riguardanti proprio le procedure adottate per gestire i bagni pubblici della frazione. C'erano state anche delle lamentele quando la stagione aveva preso il via per il fatto che l'utilizzo dei bagni veniva a costare un euro a persona e alla fine, in assenza di valide soluzioni, la giunta Piccitti ha preferito tenere chiusi i bagni. È mai possibile agire in questo modo, si chiede la porta, e adesso, in pieno agosto, ci troviamo alle prese con un vero e proprio danno per l'immagine della frazione riveresca. La troupe di Geo & Geo di Rai 3 sarà per 2 giorni a Ragusa. Durante la permanenza verranno registrati servizi dedicati in particolare al paesaggio ibleo. Gli obiettivi delle telecamere di Geo & Geo, programma televisivo di Rai 3, che spazia dai temi di attualità alla cultura, dal clima alla gastronomia, saranno puntati in queste ore sul territorio ibleo. Durante la permanenza alla troupe verranno infatti registrati dei servizi dedicati sia al paesaggio ibleo con i suoi monumenti che hanno contribuito al riconoscimento UNESCO, sia alla produzione delle carrube i cui seme del prezioso frutto vengono trasformati in farina per gli innumerevoli utilizzi nel settore dolciario e farmaceutico. E la presenza ragusa alla troupe della trasmissione televisiva di Geo & Geo, ha dichiarato l'assessore al turismo Stefano Martorana, costituirà senza dubbio una nuova occasione per promuovere ulteriormente il nostro territorio, sempre più apprezzato sia in Italia che all'estero. I nostri monumenti, i nostri siti archeologici, il nostro paesaggio, la nostra gastronomia, tiene a rimarcare l'esponente di giunta, sono infatti punti di forza dell'economia della terra iblea che dobbiamo essere in grado di promuovere. E quindi, conclude Martorana, facendo riconoscere, anche attraverso un'efficace comunicazione televisiva, come quella ad esempio che Geo & Geo è capace di offrire. Tutto pronto per l'edizione 2015 di Oltremente, il festival jazz estivo che si svolge a Santa Croce Camerina. La manifestazione promossa dall'Associazione Culturale 4 e 33 prevede anche momenti di studio per giovani musicisti. Sta riscuotendo grandi consensi fra i giovani l'Open The Pot Lab, il laboratorio di musica allestito alla Biblioteca Comunale di Santa Croce Camerina in occasione di Oltremente 015, Festival di Jazz Contemporaneo, in programma i prossimi 28, 29 e 30 agosto a Piazza Torre a Punta Secca. Il laboratorio prevede l'interazione di giovani musicisti provenienti da bande o scuole di musica del territorio, guidati dal contrabbassista e compositore Alessandro Nobile e dal batterista e compositore Jimmy Weinstein. Il laboratorio si concluderà in Piazza Torre a Punta Secca domenica 30 agosto
agosto alle ore 22:30 con l'esibizione dei giovani musicisti diretti dallo stesso Weinstein. Per quanto riguarda i concerti invece, questa seconda edizione, Oltremente 015, ospiterà musicisti di rilievo nel panorama del jazz che presenteranno al pubblico le loro nuove produzioni. Il festival si aprirà venerdì 28 alle 21:30. La manifestazione, promossa dall'Associazione Culturale 4:33, forte del successo di pubblico e critica specializzata riscontrato lo scorso anno, vuole consolidare gli obiettivi della prima edizione, quello turistico, creando un appuntamento di alto livello artistico, e quello didattico, aggregando i giovani del territorio in un laboratorio di musica d'insieme. Prima di chiudere la nostra informazione, rivediamo insieme i fatti in primo piano. Magazzino in fiamme ieri pomeriggio a Vittoria, si tratta di un'azienda per la lavorazione dei prodotti agricoli ubicata in contrada Serra Rovetto, quasi certa l'origine dolosa. La struttura in amministrazione giudiziaria di proprietà dell'imprenditore Maurizio Ciaculli, da tempo in prima linea con l'associazione Altra Agricoltura per denunciare alcuni aspetti legali legati alla grande distribuzione organizzata. Un gruppo di cittadini di Monterosso Alma ha messo in fuga la scorsa notte 5 ladri che avevano preso di mira i tabacchi presenti nel bar di Piazza San Giovanni. Alla vista dei ladri in azione, infatti, circa 10 cittadini hanno chiamato il 112 e hanno poi tentato di bloccare i malviventi, anche chiudendo la strada con un furgone. I 5 però sono riusciti a fuggire a piedi ad indagare i carabinieri. Ancora sbarchi sulle coste italiane, ieri a Pozzallo sono arrivate altre 500 persone soccorse dalla Capitaneria di Porto e che viaggiavano su 2 imbarcazioni. Già ieri intanto sono stati arrestati 2 scafisti responsabili di aver guidato un'imbarcazione in legno nella quale erano stati stipati, anche nella stiva chiusa, 350 persone. In carcere un marocchino e un tunisino di 35 e 18 anni. Sarebbe morto per le percosse e i maltrattamenti subiti in Libia prima di imbarcarsi il ragazzo somalo deceduto a bordo di una nave di Medici Senza Frontiere. Il giovane era stato soccorso con altri 302 migranti mentre si trovava in un'imbarcazione che solcava il canale di Sicilia. In Libia il ragazzo sarebbe anche stato costretto a lavorare senza acqua né cibo, a raccontarlo gli altri migranti. Non esiste alcuna segnalazione ufficiale ad oggi della presenza di un randaggio pericoloso nei pressi di via Malfà a Scoglitti, ad affermarlo l'assessore al ramo Cannizzo. Nei giorni scorsi i cittadini della zona avevano riferito alla nostra emittente della presenza dell'animale e di come questo avesse già ferito alcuni passanti aggredendoli. L'assessore comunque spiega che sono state attivate ricerche sul posto. È tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.